Beatrice, ed ecco qui un nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, ringrazio di cuore i nuovi iscritti al canale, ma anche i vecchi iscritti, ringrazio tutti quanti per il supporto che mi date ogni giorno. Nel video di oggi, come avete visto dal titolo, parleremo di spesa. Infatti, oggi sono andata da Eurospin e ho fatto una spesa super, super, mega gigante e ci tengo anche a precisare che non è tutta roba mia, ma abito insieme ai miei genitori e a mia sorella, quindi è una spesa per 4 persone. Prima di farvi vedere i vari prodottini, che sono veramente tantissimi, vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, così mi supporterete e poi sarà anche un vantaggio per voi in quanto sarete sempre aggiornati sui miei ultimi video. Detto questo, quindi comincerei a mostrarvi che cosa ho acquistato. Come sempre, i prezzi non ve li dirò a voce, ma li troverete scritti all'interno dell'inquadratura man mano che vi faccio vedere i vari prodottini. Cominciamo quindi dal primo prodotto. Ho preso questo pane pugliese a fette. Spero sempre che metta a fuoco. E l'ho preso perché lo uso come pane da bruschetta. Lo trovo veramente molto buono, infatti non è la prima volta che lo acquisto. Ci metto sopra la passata di pomodoro e la mozzarella, un po' di origano per fare una bruschetta gusto pizza, ma anche con i pomodorini e altre verdure fresche. Lo trovo veramente molto molto buono. Si tratta di un formato da 400 grammi. Poi ho acquistato questa confezione di camomilla solubile. Infatti io sono solita, prima di andare a dormire, a farmi la camomilla. Questa non l'ho mai acquistata, infatti sono molto curiosa di sapere come mi trovo. Si tratta di camomilla solubile con melatonina. Contiene 16 bustine ed è senza glutine e senza zuccheri. Ho deciso anche di acquistare qualche bibita. Ho preso questa Coca-Cola, anche se non è la Coca-Cola vera e propria. Sarebbe la cola della marca di Eurospin, con cui comunque mi sono trovata bene, infatti non è la prima volta che l'acquisto e non ha proprio il gusto uguale uguale a quello di Coca-Cola, quella originale, però rispetto ad altre imitazioni questa devo dirvi che è quella che si avvicina di più e infatti per quello sono solita a prenderla. Si tratta di un formato da 1,75 litri. Poi, sempre parlando di bevande, ho acquistato 3 confezioni, anche se ve ne faccio vedere solo una, tanto sono tutte uguali, di tè, sempre della marca di Eurospin. Si tratta di tè al limone senza zuccheri, è un formato da 1,5 litri e ne ho presi appunto 3 bottiglie. Parlando sempre di bottiglie, ho acquistato queste 2 bottiglie di olio di semi di girasole, visto che sono uguali ve ne faccio vedere solo una. Mi dispiace se in questo video ci saranno tanti tagli, ma preferisco insomma tagliare quella parte dove prendo tutti i singoli prodottini, in modo da rendere il video più scorrevole. E si tratta appunto di 2 bottiglie di olio di semi di girasole, vi dico anche da quanto è da 1 litro e non è la prima volta che lo acquisto, insomma mi sono sempre trovata bene, lo uso per fare anche i dolci soprattutto e mi sono comunque sempre trovata bene. Ora vi faccio vedere 2 prodottini che non ho acquistato per me, però lo stesso insomma ci tengo a mostrarveli. Questa è una prima lattina di birra, questa la bevono i miei genitori, a me la birra sinceramente non piace, ma in generale quasi tutti gli alcolici. Raramente, proprio per le grandi occasioni, mi capita magari durante i pranzi o le cene di bere mezzo bicchiere di vino rosso, ma neanche sempre. Sinceramente non faccio la voglia di alcolici. Comunque questa è la prima birra della marca Best Brau, comunque metto sempre il prezzo, da 5% volumi, è il tasso alcolico, mentre invece questa qua è la seconda lattina. Da quello che capisco è doppio malto, sempre della marca Best Brau, e al grado alcolico 8,4% di volumi. Entrambe sono un formato da 50 centilitri. Passiamo invece adesso a qualcosa che invece bevo anche io, ovvero questa tisana. No, non ve l'ho fatta vedere giusta, aiuto. Questa tisana, eccola qui, almeno è dritta ora. Sempre del marchio di Eurospin, si tratta di una tisana digestiva. Adesso vi dico anche cosa c'è dentro, se riesco a trovarlo. Contiene menta piperita, semi di anice, radice di liquirizia, camomilla e sono in tutto 20 filtri.
questa insomma mi piace, l'ho presa altre volte. E poi vi faccio vedere un'altra cosa che non bevo io, è un'altra che non bevo, è questa, ovvero questa bottiglia di succo di frutta. Io sinceramente non amo tanto i succhi di frutta, li trovo troppo dolci. Questo infatti se lo beve mia sorella ed è un formato da un litro. Si tratta di succo e polpa di albicocca. Ed è sempre, se non sbaglio, della marca di Eurospin. Poi ho acquistato questa confezione maxi di spaghetti, sempre del marchio di Eurospin Tre Mulini. Anche questo marchio è veramente, secondo me, molto buono. Ho preso anche altre cose, non so se in questa spesa, non mi ricordo, comunque in generale prendo spesso prodotti di questo marchio. E mi sono sempre trovata molto bene. Questo qua è un formato maxi, infatti è da 1,5 kg e sono degli spaghetti con pasta di semola di grano duro, cottura 7 minuti, eccoli qua. E poi ho acquistato anche questa confezione di acciughe, sono filetti di acciughe che trovo molto buoni anche da mettere sulla pizza. Insomma, quando mi capita di fare la pizza fatta in casa, faccio anche la pizza con sopra le acciughe e queste comunque mi piacciono. È un formato da 720 grammi di peso netto, mentre invece sono 380 grammi di peso sgocciolato. Siamo quasi alla fine della prima sportina, vi faccio vedere questa confezione di bicarbonato. Il bicarbonato di sodio lo uso veramente dappertutto nella pulizia della casa. Lo trovo veramente un prodotto molto valido, ho provato tantissime marche e in questo caso, visto che ero da Eurospin, ho voluto prendere questo del loro marchio. Si tratta di un formato da 500 grammi. Poi, sempre per pulire, ho anche preso questa confezione di aceto di alcol, comodissima anche per tirare via l'odore di uova quando appunto faccio magari le uova strapazzate. Lo trovo veramente comunque molto valido anche questo. Si tratta di un formato da un litro. Poi ho acquistato dell'altro pane. So che vado un po' in disordine, però vi tiro fuori i prodottini man mano che svuoto la sportina. L'ultimo prodottino di questa sportina è questa confezione di pane, sempre della marca di Eurospin. Ma praticamente la maggior parte dei prodotti che vi faccio vedere sono del loro marchio. Questo sarebbe una pagnotta ai cereali, fonte di fibre, come vedete ha tipo i semini qua sopra. Anche questo l'ho preso altre volte, comunque mi è piaciuto, è un formato da 400 grammi. Adesso ci sarà un piccolo taglio, cioè l'ennesimo. Metto un attimo in pausa il video perché vado a sistemare i prodottini che vi ho fatto vedere di questa sportina e poi ritorno con la seconda. Eccomi qua, sistemata la prima sportina, adesso passiamo alla seconda che è anche quella più piena. Vi faccio vedere questa confezione di biscotti, sempre del marchio di Eurospin Dolciando, dove in passato ho preso anche altri biscottini e mi sono comunque sempre trovata bene. Almeno avevo provato le gocciole di sicuro, insomma la loro versione di gocciole, e mi erano piaciute molto. Ho deciso anche di prendere questi frollini che imitano i nascondini di Mulino Bianco. Ho anche acquistato la versione di Coop, infatti ho fatto anche recentemente uno svuoto alla spesa di Coop, vi lascio comunque il link qua su sulle schede se ve lo siete perso, così dopo questo video potete andarlo a recuperare e voglio insomma vedere la differenza fra i due. Vediamo quali dei due sono i più buoni. Questo è un formato da 350 grammi. Passiamo invece adesso a un altro prodottino, faccio vedere questa confezione di semi. Si tratta di un misto di semi della linea Amo Essere Bio. Sono semi che si usano per le insalate, è un formato da 200 grammi, l'avevo anche questo già riacquistato altre volte e mi era piaciuto. Passiamo poi a un altro prodotto, ho preso questa confezione maxi di croissant, sempre della linea Dolciando, che è il marchio di Eurospin. Si tratta di croissant al cioccolato. Non li ho presi per me, li ho presi per mia sorella, perché a me sinceramente le pastine mi hanno parecchio stancata. Se devo scegliere tra pastine e biscotti, mi piace molto di più mangiare i biscotti. Si tratta di una confezione di 10 croissant soffici e fragranti, c'è scritto, è un formato da 500 grammi
e si tratta appunto di croissant con crema al cioccolato. Invece per me ho acquistato questa confezione di spolverini, eccola qua. Si tratta dell'imitazione di Eurospin dei pavesini, sbarazzini, perché ho detto spolverini? Forse perché spolverini per il fatto che sono leggeri, no, in realtà si chiamano sbarazzini, scusate, appunto a basso contenuto di grassi, sono 8 pratiche monoporzioni da 200 grammi e questi li mangio stravolentieri con gli yogurt alla frutta. Insomma, con lo yogurt preferisco sempre accompagnarlo anche ai biscotti e di solito appunto mi mangio questi o i pavesini di marca, però provando anche questa sottomarca comunque mi sono trovata molto bene. Poi vi faccio vedere quest'altra confezione di biscotti, sempre del marchio di Eurospin. Si tratta di biscotti che dovrebbero imitare, se non sbaglio, gli Oro Saiba. Però anche questi comunque sono molto molto buoni e anche questi è da parecchio tempo che li ricompro, è un formato da 500 grammi. Passiamo invece adesso alle scatolette, ho acquistato questa confezione di sgombri in scatola, anche questa comunque l'ho riacquistata diverse volte, insomma questa tipologia di prodotti e mi sono sempre trovata bene. Si tratta di filetti di sgombro con olio extravergine di oliva al 10% e sono grigliati. Anche questi comunque li trovo molto buoni e sempre della stessa linea. Ho anche acquistato questa scatoletta di tonno. Purtroppo il packaging è un po' specchiato, si tratta di tonno all'olio di oliva e il tonno è pinna gialla. È un formato da 160 grammi peso netto, mentre invece il peso sgocciolato è 104 grammi, mentre invece non vi ho detto la grammatura dello sgombro. Allora, della confezione di sgombri troviamo 120 grammi il peso netto, mentre invece 104 grammi il peso sgocciolato. Non potete immaginare la fame che mi sta venendo perché sto registrando verso l'ora di pranzo e vedere tutte queste cose da mangiare mi sta venendo un brontolia di stomaco assurdo. Infatti cercherò di sbrigarmi perché ho una fame da matti. Passiamo adesso ad altri semini. Si tratta di semi di girasole decorticati biologici, sempre della linea Amo Essere Bio. Anche questi li trovo molto buoni da aggiungere nell'insalata oppure anche nello yogurt, soprattutto quando mangio quello greco. È un formato da 200 grammi. Poi ho acquistato sempre della linea Tremolini, come gli spaghetti che vi ho fatto vedere prima, quest'altra confezione di pasta. Si tratta di mezze maniche con pasta di semola di grano duro, cottura 12 minuti ed è un formato da 500 grammi. Poi ho acquistato, sempre della linea Tremolini, questa confezione di grissini, anche questi comprati e straricomprati, li trovo veramente molto molto buoni. Sono monoporzioni, se non sbaglio, sì, esatto. Sono grissini, gran sapore, senza olio di palma, sono un formato da 250 grammi e poi basta, non ci sono altre cose importanti da dire. Parlando di altre cose del marchio Tremolini, ho acquistato anche questa confezione di grissini con i semi di sesamo, anche questi super super buoni, è un formato da 200 grammi. Poi ho acquistato anche questa confezione di pan bauletto, io di solito questo lo riscaldo alla piastra, insomma lo riscaldo sui fornelli e ci metto dentro, insomma in mezzo, il burro, la crema di arachidi, che trovo comunque molto molto buono. Ho provato anzi anche la crema di arachidi del marchio di Eurospin, che non vi faccio vedere in questo video perché non l'ho acquistato questa volta, e mi sono trovata molto molto bene e appunto di solito utilizzo questo pane, comunque mi trovo molto bene anche con questo pan bauletto. E si tratta appunto di pane morbido a fette, formato da 600 grammi. Sempre per la colazione ho acquistato anche questa confezione di biscotti con i cereali.
anche questi molto molto buoni. Ce ne sono di diversi tipi di questa linea, insomma, fatta con la confezione fatta in questo modo. Ne ho provati diversi anche con la frutta, anche la versione al cioccolato con il cacao, e mi sono sempre trovata molto molto bene. Si tratta però in questo caso, parlando di questi che vi ho fatto vedere, di biscotti con i cereali croccanti con 100% di farina integrale. Sono un formato da 250 grammi e sempre per la colazione o pause varie ho anche acquistato questa confezione di bustine monodose di caffè e ginseng. Anche questa è molto molto buona, non importa zuccherarla, io la trovo veramente buonissima anche senza l'aggiunta di zucchero, non so neanche se ci sia all'interno. Sì, esatto, c'è già lo zucchero, ecco perché non ci serve. Comunque anche questa la trovo veramente super super buona. La bevevo soprattutto anche quando stavo preparando la tesi, anche perché purtroppo avevo scoperto questo prodottino quando stavo preparando la tesi. E dico purtroppo perché l'avrei voluto scoprire molto molto prima e comunque continuo a berlo ancora adesso. La trovo energizzante, veramente molto molto buona. Mentre invece, se amate cucinare, vi consiglio assolutamente la farina che vendono da Eurospin, sempre della marca Tremolini. Ho preso questa confezione di farina di Manitoba. Farina Manitoba di grano tenero, è in formato da 1 kg e sempre appunto del marchio Tremolini ho acquistato questa confezione di farina zero di grano tenero. Ideale per pizze e focacce, comunque sia a me che a mia mamma piace un sacco cucinare, fare anche i lievitati, pizza, pane, panzerotti e cose varie, e con questa farina ci siamo veramente trovate bene. I lievitati sono super super morbidi e ve la consiglio assolutamente, ha un prezzo comunque contenuto e comunque la trovo di ottima qualità. Ho acquistato anche 6 confezioni di latte, ve ne faccio vedere solo una tanto sono tutte uguali. Sempre del marchio di Eurospin, si tratta di latte parzialmente scremato, a lunga conservazione, è un formato da 1 litro, ne ho prese 6 confezioni, compresa questa appunto. Adesso la seconda sportina è finita, vado a sistemare, quindi ci sarà un'altra pausa e poi arrivo con le cose che ho preso fresche da frigo. Ovviamente le ho messe subito dentro al frigo quando sono arrivata a casa e adesso le vado a ritirare fuori per mostrarvele. Eccomi qui, adesso vi mostro le cose fresche da frigo e poi vi mostro gli ultimi prodottini che invece non sono freschi, semplicemente erano dentro l'ultima sportina che ho da mostrarvi. Vi faccio vedere questa confezione di mozzarelle, sempre del marchio di Eurospin, si tratta di una confezione di 4 mozzarelle da 125 grammi, anche questa l'ho ripresa altre volte, le trovo comunque di ottima qualità. Poi, sempre del marchio di Eurospin, ho preso 2 confezioni di yogurt. Questa è la prima confezione. Sono yogurt bianchi, cioè questo è bianco, e poi qua invece ci sono queste cosine al cioccolato, sono ciambelline al cioccolato. In particolare è yogurt bianco con anelli di cereali al cioccolato, io le chiamo ciambelline, anche se non sono proprio ciambelline. E poi ho preso anche questa confezione, sempre di yogurt, in questo caso si tratta di yogurt alla vaniglia con palline e cioccolato fondente. Anche questi comprati e stati comprati li trovo molto buoni. Sono passata anche nel reparto carne, ho preso questa confezione di fettine di bovino. E poi, sempre nel reparto carne, ho preso anche questa confezione di macinato, dove ci faccio di solito o le zucchine ripiene, oppure anche le polpettine. Anche con questo macinato comunque mi sono sempre trovata molto bene. Si tratta di macinato misto di bovino e suino. Passiamo agli ultimi 3 prodottini, questa volta non sono prodottini freschi, però insomma erano dentro l'ultima sportina. Vi faccio vedere questa confezione mini di tè. Si tratta appunto di un formato da 500 ml, è una bottiglietta di tè al limone, sempre del marchio di Eurospin. Per condire l'insalata ho preso questa confezione di aceto balsamico, io adoro appunto l'aceto balsamico e lo uso sempre per condire le mie insalate e i miei insalatoni.
Si tratta di aceto balsamico, sempre del marchio di Eurospin, amo essere eccellente, formato da 200 ml. Si tratta di aceto balsamico di Modena IGP invecchiato. Vi faccio poi vedere l'ultimo prodottino di oggi, si tratta di un prodottino beauty, infatti ho deciso di provare questo shampoo, sempre del marchio di Eurospin. Si tratta di uno shampoo fortificante 2 in 1, formula con pompelmo, anche vitamine B3 e B6 più estratto di pompelmo per capelli normali. Sicuramente vi terrò aggiornati anche su questo. E detto questo, siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo video. Innanzitutto spero di non avervi annoiati troppo e vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo video. Grazie mille per il supporto. Vi invito inoltre a lasciare un commentino qui sotto per farvi sapere se di solito comprate da Eurospin e se avete dei prodottini da consigliarmi. Vi ricordo inoltre anche di lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, così mi supporterete e rimarrete sempre aggiornati sulle ultime uscite. Esce un nuovo video ogni mercoledì alle 21, ogni tanto il sabato, e detto questo noi ci vediamo quindi alla prossima con un altro video super super profumoso, make-uposo e tanto tanto altro. Ciao!